Non è mai possibile. No, sentivo. Era sentire no, il telegiornale, alla radio a casa. Cioè, io veramente, cioè. Non c'è giustizia nemmeno nella morte. Cioè, perché tutti dicono, il sommo giudice, la morte, quella che la fa. Ma non con un guardavviso. Non guarda avviso una sega. Va a vedere chi è morto ieri con il terremoto. Va a vedere. Fa un guardanviso. Anche lei la guardanviso. Più pazienza. Hai visto? L'hai visto da chi? L'hai visto chi l'ha ammazzato? Va a vedere. Quattro operai. Quattro operai. Cioè, quelli che lavorano la notte fra il sabato e la domenica. I più sfortunati in assoluto sono quegli operai lì. Perché uno è per campare, che è disposto a lavorare la notte, se ci fosse un Dio veramente, andrebbe premiato, capito il discorso? Non gli andrebbe fatto cascare il tetto della fabbrica sui scaffi. Io, non, cioè, non c'è nemmeno da chiedere intervento della morte per la giustizia. Cioè, non è giusta nemmeno la morte, è il colmo dei colmi, nemmeno. Io, guarda, un mondo così lo poteva sognare solamente un Dio come quello che pregano cattolici, ebrei, musulmani, qua tutti. E io vorrei sapere come si fa a progettare un mondo così. Batte un terremoto, hai sentito che è morto un prete? Te, col cazzo, è morto il prete. Hai sentito che è morto un politico? Cioè, voglio dire, è crollato la torre di coso, poteva crollare la casa, so, la sparo così, Andreotti, così almeno il nostro signore lo prendesse a sé, che se un brocco si hanno la facilità di rompere il cazzo, no, si muore, quattro operai, io guarda, veramente, a me mi sembrano proprio, nemmeno la morte, le. Io non ho paura, vaffanculo. No, quella dell'attentato è ancora. Anche lì, no? Anche lì, io credo di avere capito, però fino a che non arrivano delle cose, degli scontri, cioè, o è vero che dicano che quello che ha fatto saltare i ragazzi a scuola è un pazzo come quello che ammazzò due senegalesi, due. Firenze, e quella gente pazza, non la puoi controllare, se tu puoi fare quello che tu vuoi, no? E non c'è legge che tenga, è come quelli dice mariti ti ammazzano le mogli, e ti ammazzano le mogli. Hanno fatto bene a fare la legge, ma quello lì, sorte fuori di galera, prende la moglie, li ammazza, la moglie, tutti e due i figlioli, il gatto, la suocera, la vasca di pesce, ammazza tutti e poi va da carabinieri, ci devo ammazzare io. Cioè, la legge la va bene, però non evita, nel caso di pazzia, la legge non è in grado di evitare la strage, capito? Quindi se questo che ha messo la bomba lì, io non ci credo, ma se questo che ha messo la bomba lì è un pazzo, il pazzo è imprevedibile, inevitabile, e non puoi in nessuna maniera controllare o prevenire. Però, Dio buono. Andare a ammazzare bambini e ragazze a scuola è proprio. Bisogna avere proprio una mente malata, è una cosa del genere. Io personalmente non credo, secondo me, questi sono messaggi che si mandano anche lì. Ti immagini io, se voglio far saltare qualche lino e mi metto sotto una telecamera, cioè, proprio. A parte il fatto che poi non li so, anche la telecamera, questa storia delle telecamere, se a me tu mi dici, io penso che le telecamere le servono solamente a controllare la gente, ma non a risolvere i problemi, ma certamente. Quelli che hanno paura perché vivono nella paura, e a quel punto lì ci sarebbe da chiedersi, ma perché cazzo vivi a fare se tu devi vivere nella paura? No, io sono, no, non fa battutine, non me, io ho paura di poca roba. Sì, ho paura di morire come un cane malato di cancro, quello sì. Quello è un altro discorso.
E dicevo io, se te tu parti dal presupposto che uno vive nella paura con le sbarre alle finestre, gli allarmi, che per me quella non è proprio nemmeno vita, va bene? Che poi si sa benissimo tutti che queste cose non servono a nulla, le servono solamente al controllo, no? Se tu mi dici che con le telecamere e con le macchine fotografiche hanno preso o pigliano quelli che fanno manifestazioni o cose di questo tipo, sono d'accordo con te, che funzionano benissimo. Quando invece e le fanno, le dovrebbero servire veramente, ma siccome le telecamere le mettono loro, e quindi è normale che quando loro devono far di male e non passano sotto le telecamere, no? Ma mi sembra talmente ovvio. Guarda a noi. Anche lì. Area sottoposta a videocontrollo. No, io non credo che, cioè, se un paese, se una società è costretta a ricorrere a queste cose per mantenere l'ordine, è tutto sbagliato. In partenza, che aveva ragione Bartali, che è tutto da rifare, capito? Perché non è tanto le leggi dure e fai anche farle rispettare, cioè no, le leggi dure le potrebbero anche andare bene, primo se le fossero valide per tutti, e questo tu sai benissimo che non è vero, ma più che altro le sarebbero buone se le venissero fatte applicare, capito? Perché se tu fai una legge dura, giusta, valida per eliminare un problema, ma non sei in grado di applicarla, e allora a quel punto lì decade tutto. Non ho capito perché fa per dire, no, uno deve stare in galera perché ha ammazzato, perché è andato a ammazzare, prendiamo anche quelli delle Brigate Rosse, prendiamo anche quelli che hanno ammazzato Biagi e D'Antona, li hanno presi e sono in galera all'ergastolo, va bene. Come mai non sono in galera all'ergastolo anche quelli che sapevano benissimo che l'Eternit era mortale e hanno fatto morire 1500 persone nella fabbrica, senza contare quelle che sono morte a giro, ecco, una strage anche quella lì. Che voglio dire, no? C'è morti e morti, c'è assassini e assassini, capito? Allora, a questo punto, se la giustizia non va bene, non vedo perché debba stare in galera che in maniera forse più sconsiderata, ma anche più onesta, va bene? Sono andati a cercare di fare, insomma, io ti ho detto, li noto. Poi se tu mi dici se sono d'accordo, no, io non sono d'accordo su queste cose, come ti ripeto, a me mi piacerebbe una rivoluzione delle coscienze con la gente che la comincia a applicare in senso etico prima di tutto a se stessa, capito? Prima che a quegli altri. Tanto lo sai, l'ho scritto anche su Facebook, di gente pronta a torturare, a ammazzare, a farsi saltare per l'aria, a fare le peggio cose, ne trovi dove cazzo vuoi, basta tutti guardi in giro, esaltati, pazzi, disperati, ce ne fate tu voi. Ma di gente seria e ci trovi di poco a giro, capito? Ma poca poca, questa è la tragedia per me. E tu sai, no, come gli ignoranti di sto pioppo, madonna buona, ragazzi, a cacare vai. Bello ma va, vai. Bello ma oh vai, ora si comincia a ragionare di più. Ora appena ho fatto questa curva qui e vo a pigliare un caffè, perché ieri è stata una bella giornata, ho fatto una camminata, ma domani mattina, un bell'anziano, sono mia più un ragazzino di primo pelo, anzianotto, attempato, bilioso, perché ho bisogno di un caffeino buono, di quello fatto con la moca, ecco fatto. Poi può leggere il menù di oggi.
che ho visto la Susanna stamattina era incerta e titubante. Io sono sempre a aspettare che la mi faccia le cose, la mi faccia le orecchiette con le cime di lepa. Ma mangiare buone, è un bel piatto. Certo, se tu le compri, fate, ma fate, perché siete due tipi, perché gli strescinenti, come diceva suo nonno, no, la Susanna non parla toscano, non hai, ma il suo babbo, le sue zie, a me, gli piace la figa, mi disse uno, a me così, loro le fighe, le chiamano fighe, sì. Che faceva, a te piace la figlia, mica il basilio, gli volevo dire, ti trombo la nipote, poi invece capì, che dice, certo sì, a me dette due chili, mi tocco a mangiare tutto, un frizzare, un frizzo di culo,